ci voleva, sì. Un blocchettino. Assolutamente. Adesso sono stati troppo puntuali e precisi entrambi. È vero. Bisogna stare in media sempre, e quindi ci siamo leggermente riscattati. Dipende dal punto di vista. Diciamo, sono diventati più simili a loro. Esatto. Allora, sul palco, invece, finalmente ci sono. Così a braccio. Tre loschi figuranti, vale a dire Claudio del Tosto. E battete le mani, Claudio del Tosto. Scusali, gra, sono dei. E poi vedi, lo sanno fa, solo che non hanno voglia, che sono piccoli. Né pazienza, come si dice. Davide Sabatini. E niente popò di meno che Francesco Moscardi. Francesco Moscardi, che è detto anche appunto il Quincy Jones aquilano. Detto the producer. Detto produttore. Che una volta era anche un produttore delle battone, come diceva il buon De André. Una volta era semplicemente solo un autore, un cantante, un giovane cantautore, adesso invece è produttore. Hai visto all'Aquila si usa di professore? Esatto, produttore. Allora li chiamano produttore. Tra l'altro ho sentito, anche perché era difficile non farlo, visto che hanno suonato a 320 sul palco mentre noi andavamo in onda, insomma hanno un repertorio che sembrerebbe ricco di citazioni di musica italiana colta, quantomeno, no? Ho sentito un Ivan Graziani e un Rino Gaetano, non so se li proporrete poi anche nello show, o se servivano solo il Tiziano Ferro. Va bene, non devo dire, io non sono di quelli che dicono ancora Tiziano Ferro. Io sì, Tiziano Ferro, io vi spacco le chitarre e le tastiere. Io non lo faccio perché lo fa lui, ne basta uno. Non possiamo fare tutte e due la stessa cosa. In più c'è, per l'occasione, perché noi abbiamo culo, quindi non ci facciamo mancare niente, c'è anche un cassetto dell'IKEA montato da qualche parte. Con transistor dietro. Dove sta transistor? Ecco. Con Patrizio Staltrizio Maltrizio, che dopo tanto tempo ritroviamo. Detto anche Craftirzio, perché adesso c'è questa cosa. Ti ricordi quando si era messo in testa di rubarci, soffiarci il programma? Sì, ti ricordi che poi non si è fatto più vedere per 3 anni? Sì, va bene, allora Claudio, buon Claudio, buon Francesco, buon Davide. Io non so con chi parlare, parlerò con... con Francesco. Sì. E, è il più loquace. Quando volete, se volete, dire due parole prima per presentare la serata, per salutare i vostri amici. Direi che aspetta il produttore. Per parlare dei vostri problemi con le donne, magari. Io perché produco ne ha, solo, produco perché solo ne avete, non suono. Ma, quando lo suono non mi produco. Potresti anche essere produttore di te stesso, no? È chiaro che non lo sono, no, sto esattamente dicendo questo, non lo sono. Qual era il gruppo che è venuto, ci ha detto siamo prodotti a Moscardi? Non me lo ricordo. Chi era? Ah, quelli ragazzi che vengono a suonare. Stanno qua, le lingue sciolte. Un applauso alle lingue sciolte. Le lingue sciolte, eccoli qua. Pensate che sono prodotti da Francesco Moscardi. Non potevate cominciare peggio ora. Non potevate cominciare. Non è vero, non so. No, è vero. Loro lo disse, anzi, mi ricordo lui lo disse nello specifico. Sì. Vennero qui nella serata aperta, quando vennero anche un po' di facinorosi a suonare, bella serata, dicendo noi siamo Civanca Francesco Moscardi, che è il nostro produttore. È vero, allora è. E io sto ancora ridendo adesso. Sto ancora ridendo. Come hai notato, insomma, la cosa non è passata inosservata, Francesco. Ma l'hai ascoltata? Sì. La canzone è bella. La canzone è mal prodotta. Ma l'hai prodotta tu, la canzone? No. Ah, ecco. Ma infatti, per quello dicevo. Possiamo andare avanti fino a mezzanotte, così. Claudio, va bene. Cominciamo? Che facciamo, Claudio, tu che sei l'anima seria del gruppo. Sì, serissimo. Dai, vai. Dobbiamo suonare? Sì, quello siamo venuti a fare. Ecco, vedi un produttore vero come fa? Rimette subito tutti in fila, cazzo. Si discuteva dei problemi dello Stato, si andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, stando mai un perdito sano, e il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così, che bello, due amici, una chitarra e lo spinello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza, che bello, se piove porterei in giro per le vie della città, per due boccate di felicità, ma l'opinione di Sio non la contate, e che reputazione dite un po' vi fate, la gente giudica, voi state un po' in campana,
così di casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno. Li accompagnai per strade chiuse ogni portello. Tornai in cucina e tra i barattoli uno che bello, col giradischi acceso e lo spinello. Non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no? E questa, amici miei, è una storia disonesta, che puoi condirci personaggi, ma quanta politica ci puoi trovare? Bravi, bravi e soprattutto grazie, perché il grazie fondatore, uno dei fondatori, anzi forse il fondatore vero del programma, sì, quello che ci ha avuto lei in fondo, che è Agostino Ciccarella, che, Agostino, che salutiamo, che salutiamo come facciamo del resto tutte le sere, tutte le puntate, certo. È un grande appassionato di, essendo un romano di qualche anno fa, è un grande appassionato di Stefano Rosso, che tra l'altro ha insegnato anche chitarra al Conservatorio dell'Aquila, tanto per capire che non era, cose, sì, non era proprio l'ultimo arrivato. E Stefano Rosso, appunto, noi che usiamo sempre nei piccoli concertini che seguono l'obbligatura di tutte le festività, noi facciamo sempre Via della Scala o Letto 26, che sì, così come questa canzone è una storia di sonesta, che sia, certo, detta lo spinello, perché poi alla fine lo e dovevo dirvi una cosa, visto che voi siete anche introdotti come il mio stimato collega nell'ambiente cinematografico e comunque con sale a disposizione, io c'ho da almeno un anno il film documentario su L'ultimo Romano, L'ultimo Romano, che mi ha mandato il regista, perché io l'ho contattato, esatto, che io ho contattato e lui me l'ha mandato, cioè me l'ha fatto scaricare, mi ha dato la password per scaricarlo dal sito, e no, cerco da un anno il posto dove farlo il film, cioè dove proiettarlo, perché mi piacerebbe. Simone tra l'altro è un mio amico, io sono dal suo locale al Keaton a Roma prima, poi l'ha chiuso perché non gli andavano bene le cose, ma sapendo, perché io ci ho parlato ovviamente solo via mail, non l'ho neanche mai chiamato, e lui mi ha avuto la gentilezza di mandarmi il MP3, insomma il l'AVI del film, perché io ho detto che l'avrei prenotato perché stavo all'epoca d'accordo con quelli dell'asilo occupato, ma poi non se ne è fatto più niente. Ma credo si trovi pure libero su YouTube. Sì, si trova su YouTube, sì. Però insomma, mi sarebbe piaciuto fare una, sì, no, sì, una, sì, ho capito, una serata di visione. Quindi se ci riusciamo con una piccola introduzione sulla figura di Stefano Rosso, che è stata anche importantissima. Secondo me è fatto bene quel documentario. Sì, io l'ho visto, è carino. Io non l'ho voluto mai vedere perché per vederlo poi insieme agli altri. No, l'ho visto una mezz'oretta all'inizio, che è carino. Gira, insomma, il concetto è che gira un po' per Trastevere, che era, sì, il quartiere di Stefano Rosso. Esatto, poi comunque Alex. Sì? Il locale dove sì, non me lo ricordo, sì, ho capito, il Folk Studio, non mi ricordo, che è il locale dei cantautori romani degli anni, anche di Venditti della prima ora, quando ancora aveva un cervello, e lui va a ricercare proprio tutti quei cantautori che hanno iniziato al Folk Studio in quegli anni, infatti vogliamo L'ultimo Romano, perché è proprio il caso di dire che si somiglia, si piglia, nel senso, siamo contentissimi, abbiate cominciato così, perché noi siamo credo l'unica radio che continui, anzi l'unica trasmissione che continui a passare ciclicamente Stefano Rosso, che noi reputiamo uno dei più disconosciuti ma più bravi cantautori italiani. Quindi abbiamo iniziato grazie a Patrizio, bisogna dire, bene, perfetto, grazie a Patrizio non si dice non mai posso per crederci. Definizione lo so, però fino a mezzanotte, il lunedì, dalle 21:30 a mezzanotte di lunedì su 93.5 di Rai 1 non si dice mai grazie a Patrizio. Mai. Grazie Patrizio. Okay. Va bene, e comunque, avanti, se trovate una sala lo facciamo, lo proiettiamo. Vediamo, vediamo. Messaggio. Vediamo. Beh, la prossima facciamo un pezzo nostro. Nostro si chiama Le Stazioni dei Treni. Non è proprio nostro. È nostro, è nostro. Diciamo che i diritti sono del produttore, però la scrittura non è nostra. Ci farà la scrittura è solo ed esclusivamente di Claudio. Perché è un pezzo che ha un po' di anni, insomma, non è nuovissimo. Come e noi me, abbiamo iniziato come a suonare insieme da poco, perché ci conosciamo da un paio di mesi, non di più. Veramente bene. Eh? Veramente bene. Quelle stagioni
credevi che ci fosse una musica blues e sognavi, pretendevi che ci fosse qualcosa di più. Ma qualcosa nell'aria sospesa costa incompresa ci portava davanti a una scelta, ci voltammo per fregarcene un'altra volta, ma sognavi e sapevi che non sarebbe finita così. Bravi, Claudio, una curiosità personale. Posso statistica? Sapere, posso sapere di che anno è questo brano? Che cosa? In che anno è stato composto questo simpatico testo? 2006, 2007, 2008? 2008.
più o meno. Insomma. Sì, no, ma non me lo ricordo. No, una mia curiosità, non una mia curiosità. Scrivo le date sopra, quindi. Sì, tanto perché tanto non te le ricordi, quindi. Non me lo sai perché? Volevo saperlo, Giuseppe, giusto? Perché c'è stato poi nel 2008, pare, sono venute tutte canzoni brutte. Sì. C'è stato un anno in cui sono state scritte solo canzoni brutte. Infatti, quando hai detto 2006. Io ho detto, come mai? Poi 2007, poi 2008. Dai, c'è questa si dice proprio l'anno delle canzoni brutte, gli inglesi. Se tu vai su Google, dice canzoni brutte 2008, ti si aprono tutte quante. Pare addirittura c'è chi dia la colpa. Allora l'ho scritto nel 2007. Sì, alchemica miscela di un po' come i ragazzi venuti dallo spazio, bravo, esatto, c'è questa specie di influsso, tipo si chiama The Bad Songs Here, così esatto. Detto anche l'anno del cazzo. È l'anno della Mintias in spagnolo. In Spagna, perché ricordate che parla spagnolo, basta mettere la S alla fine, no? S. Va bene, no, invece non era brutta, era anche un po' peggio. No, anche un po' peggio. No, nel senso, no, aspetta, forse non si è capito bene. No. Pop edgio, che significa il limite del pop, cioè il confine sempre fra il pop. Libera de Gio, esatto. Pop e Gio, un sottogenere. È un sottogenere, è bravo. Senti quello, dice poche parole, ma non ne azzecca una. Non ne azzecca veramente una. Ma tu, il produttore, si può permettere di dare la stilettata al momento giusto. Guarda quanto è bravo, tra l'altro. Si è fatto crescere la barba quasi come bravo, del tosto. Bravo. Per non essere da meno. Si è scoperta la faccetta, adesso non c'ha più il capello tirato giù e beve acqua. Sì, vabbè, ogni tanto beve acqua. Tutti quanti ogni tanto. Hai capito? Sei un orgoglio, sei, Stella. Sei un orgo. Perché. Vabbè, niente. Sei emozionato. Oggi no, invece è il solito minchione. Ma sempre così. Sono sei anni che lo conosco. Sei anni che come direbbero così, in Spagna? Minchiones. Minchiones. E invece gli inglesi, minchiones plurale. Minchionesis. Quello è minchionesis. 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 No. Anzi, minchionesis. Non sappiate che sta per uscire scaricabile. Poi, sì, insomma, vedremo dove. Il corso di lingue di controllo a terra. Come no? Che significa cazzi vostri, si chiama cazzi sì, vostri, come il cazzo di Giulio, esattamente. E poi insomma potete seguire, noi facciamo delle lezioni di finnico, esatto, ugrofinnico, educazione finnica, esatto. Lo chiamiamo, e tante poi, altre lingue ci sarà anche un, però quello solo per, diciamo, per i più fedeli, certo, un piccolo inciso in inuit che sì, però insomma, ecco. Infatti, è piuttosto difficile, non però a caso la copertina, perché uscirà un disco, esatto. Stavo io e Danilo che ci baciamo come gli eschimesi, esatto, col naso, esatto, così, esatto, ecco, sì, una cosa piuttosto orribile. Abbiamo provato a farlo con i peni, ma non ci siamo riusciti. non c'era contatto, ormai le pance, le pance ci sono, e quindi di ogni scontro capillare e cappellare. Volevamo fare come i giovani Giorgio e Piero, che incrociavano i loro peni, esatto, in segno di reciproco rispetto, esatto. Va bene, possiamo andare avanti. Le cazzate le abbiamo dette, abbiamo assolto a questi 5 minuti di cazzate obbligatorie adesso. Perfetto. Altro pezzo sempre nostro, così vi smantelliamo. Cioè, allora facciamo così, ne fate 3 o 4 di fila e poi non ne fate più. Sì, ma questo non è del 2008. Questo forse è del 2008. No, anche questo. Ottobre 2008? Il mese novembre, credo, novembre è proprio novembre 2008. È solo una questione di bordereau, poi, tra l'altro, perché noi non li faremmo altrimenti. Perché fate il bordereau questa sera? Non credo. Chi ve lo può fare? Ci rientra tutti i soldi. Ci rientra tutti i soldi, che verbo, cioè da dove questo transitivo, rientrare è usato come transitivo, certo, non lo ci vedo, rientra, ci rientra i soldi, che è una cosa molto nuova, ci rientra i soldi, ah, Claudio, perché faremo anche un corso in napoletano, ma Gigi lo fa, lo tiene, ah, aspetta così, però cioè sembra facile, mica sembra facile anche a me, mica cazzo. Suoi capelli, questa notte come tante, si nasconde.
saranno mai. Lui la guarda innamorato mentre passa una cometa, sa di essere sbagliato, la sua anima incompleta è una storia senza senso, senza baci né parole. Occhi a controllare, dice l'angelo ora basta e decide di rischiare, la paura in una mano e nell'altra il desiderio, chiude gli occhi e si avvicina e le dona un bacio vero. Lui finalmente libero di amare. E bravi, bravi. Claudio, è l'ultima, bravi. Questa, promesso. Sì, sì, assolutamente l'ultima, ma pure che okay. Scrivo, cioè. Dopo allora, l'ultima che scrivi, perché questa mi puzza, no? Scusami se mi permetto. No. È del 2014 questa, per caso? Mannaggia, speravo. È vetero. No, perché il 2014 sono l'anno delle belle canzoni. Ah, difatti, questa, mi sembrava strano. Questo è giugno 2008. Questa è, vabbè. Sesto sì. Mese del 2008. 30 giugno. Anche prima. Allora, a parte bravo, sai che io non ti avevo mai sentito cantare a tutta voce, a tutta Callara. Sì, no, è una sorpresa per me, perché generalmente sì, insomma, grazie. Qualche serata sì, passa tanto una chitarra, qualcosa. Claudio canta come Albertone quando accende, esatto, generalmente la butta così, la butta sempre così. L'appoggia là. Invece c'è. Cioè, sì. Beh, anche perché avrai notato che The Producer ha fatto un passo indietro rispetto a chi stai chiedendo il vocal. Permesso di bere un altro bicchiere di vino, che si quanti... No, permesso di farmelo portare, No, perché hai fatto una faccia come a dire da uno solo, ti prego che poi mi dispiaceva il mio amico di farlo certo. Tornare indietro. Hai ancora della pietà nel tuo corpo? Sì, ma soltanto nei confronti degli altri. Questa è la risposta. Guarda, manco Berta, anche se vuoi un po' però vabbè. Come dicevo, avrai notato che ha fatto un passo indietro, non canta neanche più, prima era lead vocal lui, non ricordo, dei suoi gruppi. Quanti produttori conosci che cantano? Esatto, scusa. Tanti. No, ma perché lui è... Megliarini è uno di quelli. Sai com'è lui? Anche Megliarini è produttore, me lo ricordo. È Muliere. contatto con le macchine. Allora adesso, per tutti coloro che non sono qui ma ci stanno ascoltando da casa, sentirete anche delle ritmiche, quelle ritmiche ci sono regalate da quel Guy Fawkes lì, il nostro Guy Fawkes personale. Censurato in radio, non posso parlare, non mi passare il microfono. No, faccio questo, non lo devi fare più. Che risponde al nome di Patrizio Migliarini. Va bene, con che cosa andiamo avanti? Al limite passati delle macchine. Le macchine.
gli avanti con una ha sempre segnato di dire le macchine al controllo sopra, sono maleducati, sono maleducati. Vai Egra. Una canzone di Rino Gaetano facciamo. Ma perché no? Ne facciamo due di seguito da quello che mi ricordo. Due. Va bene. Una è Sfiorivi le viole, perché l'ho sentita prima, sarà provata. L'altra, conoscendovi, sarà tipo non te regge più. No, non è così mainstream. Non è scritta da Rino Gaetano. Ah, non è proprio scritta da Rino Gaetano. Vabbè, allora facciamo su. Dai, io ti voglio essere preparato. Non è allora, che non ne ha scritte tante. Fiorivi le viole. La canzone è di Cocciante, dai. Bravo. Margherita. Dai, che a mano ci è arrivato. Bravo. A mano, tu pensi di fregarmi. A Barbo. One, two, three, four. Speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio, e tu crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole, il sole batteva su di me. Delle onde che danzavano sul mare a piedi nudi, come un sogno di follia venduto all'asta. Quella notte cominciava un po' perversa, ma mi offriva le occasioni per amarti. E tu fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Bruciava crescevi più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. I comuni si promette e si mantiene a volte. Aspettavo il marchese Lafayette ritorna all'America e portando la rivoluzione un cappello nuovo, mentre io aspettavo. Ancora penso alle mie donne, le passate, le presenti, le ricordo. Per l'unità germanica si annette mezza Europa. Aspettavo Michele Novarro incontra Mameli e insieme scrivono un pezzo tuttora in voga, mentre io aspettavo.
grazie. Non serve, a parte che hai fatto allora, schifo con la voce in falsetto, quindi non fa, ti stai pure a allora vantare. Vi do, non mi sto vantando di niente. Vi do una dritta. Quando si dice in radio ai conduttori ne facciamo due di fila, significa che fare si mixano due canzoni, no, no, in maniera che noi non abbiamo buio poi in trasmissione. Esatto. No? Ma noi vogliamo il buio. E così noi diciamo due di fila, tre di ma fuoco. Ma lui si deve esatto. Il vino. Ubi Maior. Il minore al cesso, eccolo là. Tubi Maior. I minori al cesso. Io intendevo due di fila, nel senso tre di fuoco, come a briscola. Una vicino all'altra, ma non attaccate. Adesso ecco, ho capito anche chiaro. Io. Sì, adesso è chiaro. Ancora non arriviamo a quel livello. Peccato che in italiano dire due di fila significa two in a row, cioè two in a row, una esatto, via l'altra. Two in a row. Esatto. Va bene. Questo anche questo nel corso d'inglese contro la terra. Lo troverete. C'è tutto. Forza che l'altro, la gente stava quasi bella, divertendosi, solo li facciamo freddare, quasi divertendo. Corso allora inglese che noi faremo, non parlare, non ci parliamo sopra, voi zitti e io parlo, che così okay. Funziona. Il corso inglese si chiama Earth Control, pur venendo la nostra canzone, bravo, la nostra, il nostro bravo, diciamo nome, il nostro sì? Genetriaco, sì, posso dire genetriaco. Sì, non puoi dire. Dalla canzone appunto Space Oddity che certo. Inizia con Ground Control, noi invece il corso abbiamo chiamato Earth Control. Bravo, bravo. Perché la Terra bravo. Si intende come globo terracqueo. Esattamente. Okay. E non Heart Control, no. Che si intende invece no, quello come invece cardiologo. Credo che ne avrei bisogno, ma proprio per quello lo esorcizzo e non ne parlo. Stare. Va bene. Claudio, andiamo? Sì, che sì. Facciamo? Io facciamo sto aspettando Francesco. Mano. Che fa il producer? Il producer si sta accordando. Si è accordato. Yeah, ci siamo, ok. Che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore, a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi stanza. Non c'erano i soldi, ma tanta speranza. E a mano ti perdi e ti perdo, e quello che è stato ci sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera e non come adesso nei sabato sera.
grazie. Bravi. Hai visto che ce l'avete fatta a farle una via l'altra, una via l'altra. Tra l'altro, proprio non più tardi di 7-10 giorni fa, sono l'anniversario della morte di Rino Gaetano. Insomma, è il caso anche di ricordarlo. Storia bella sfiga, strana, sì, sì, storia molto strana, molto strana. Sì, con una macchina, stava tornando a casa, è morto praticamente a 100 metri da casa. E poi sì, l'aveva già detta in una sua canzone, l'aveva predetta in una sua canzone. Anch'io ho detto morirò a 115 anni, vediamo. Vedi? Se ci e devi scrivere una canzone, però. Io ho provato a cambiargli il testo, ho tolto un 1. Esatto, però quello è passato. Però, la canzone è così: è morto a 115 anni. Bellissima, tra l'altro, è molto bella. Molto bella. Come un bacucco. Tu la canti, lo sai che la so interpretare. Da par tuo, da par tuo. Da partiusi. Come Stefano Rosso, anche Rino Gaetano, ha rischiato. Stefano Rosso poi invece è caduto il dimenticatoio, ha rischiato fino a una ventina d'anni fa, era così. Sì, sì. E invece poi grazie a tanti altri suoi colleghi che fecero un paio di brutti dischi con delle cover, un paio di brutti dischi, perché poi è sempre pericoloso rifare le canzoni e soprattutto farle in maniera personale, no? Perché ringrazio il Tosco che ci ha portato per forza di cose rispettare anche a livello proprio casualmente particolare, e poi grazie anche al cinema soprattutto è tornato un po' in auge, per fortuna. Tra per l'altro fortuna. Credo insomma, questo, noi eravamo anche piccolini quando morì Rino Gaetano, che è morto nell'82, se non sbaglio, l'81, forse l'81, insomma, 10 anni, insomma, eravamo piccoli. Però insomma, come ben sai, avendo dei fratelli più grandi di me, comunque girava per casa, e devo dire che anche quando ero bambino o giù di lì mi colpiva sempre Rino Gaetano, l'originalità dei testi, perché c'è poco da fare, insomma, quando... poi dopo i cultori del minimalismo hanno coltivato anche quel tipo di suggestione letteraria, oserei dire. Sì, sì, ma... però quando lo faceva Rino Gaetano, insomma, non era così secondo banale. Me, fuori dai grandi nomi, lui e Caputo erano quelli che scrivevano meglio in assoluto. Perché appunto anche questa leggerezza di dire cose anche importanti, ma sempre col sorriso, sempre strappandoti anche la risata ironica. Per usare un brutto modo di dire, cioè quando si fa del cazzeggio un'art. Perché... però devi essere bravo, perché devi essere molto bravo, molto rischioso molto come campo, e loro hanno sì, perché mischiare i due registri, no? quello comunque del messaggio sociale, che Rino Gaetano non disdegnava, anzi, cioè una canzone prima lo dicevo con loro, una canzone come Non te regge più, a parte che è impressionante, c'è una sfizza di nomi di cui l'80% sono ancora ad oggi ad infestare i coglioni. Alcuni l'hanno provata a modernizzare quella canzone, ma già è moderna. Lo è già senza dubbio. No, ma era una persona, forse sono cambiati i nomi di CPC proprio, meno insomma, poi si può anche adattare. Quindi era veramente un pensatore, Rino Gaetano, però un pensatore. Sono cambiate le sigle, però tantissimi individui presenti, soggetti presenti nella canzone ci stanno ancora. L'avevamo già detto, forse stavi dormendo, o parlando con Migliarini, o producendo qualche altro sono gruppo. Sono sotto effetto di fumo. Ha appena prodotto un gruppo. Ha prodotto un gruppo e eccolo qua. Patrizio, d'altro, sai che lavora anche nei concerti, fa la macchina del fumo. Anche il rompicoglioni sul palco, serve anche a prezzi un po' più bassi. Tra l'altro lui è sempre stato molto attento, tanto che c'è cosa mai confermata poi da fonti ufficiali, però la 1100 che è la risposta alla canzone del maggio di De André, no? Quindi insomma delle cose poi ci si può fare intorno un sacco di Beh, su questo però ti posso dire, perché a un certo punto approfondì, che in effetti un paio di interviste di Rino Gaetano piuttosto acidine verso De André le ho lette personalmente, insomma, quindi va bene. Poi non so ma se ci sta se no, ma perché non dovrebbe, poi le grandi personalità si scontrano, ma uno è impossibile, si può sempre pensare quello che si vuole, perché poi ripeto, quando lo fa uno Rino Gaetano, io mi ricordo commentai con Giuseppe quando uscì Nicolò Fabbri, che tra l'altro ultimamente ho anche rivalutato, a parte per la sfortuna personale. Me ne hai sempre parlato malissimo. A me non mi è mai piaciuto molto, però si diceva quando la prima volta ero a Sanremo il nuovo Rino Gaetano, mi ricordo che mi giravano i coglioni perché non ci vedevo nessun tipo di similarità fra le poetiche di Rino Gaetano e quelle di che sicuramente era un minimalista, ripeto, uno che trae, no, le canzoni alle piccole cose, ma non basta quello per essere Rino Gaetano. Insomma, io ho sentito dire di Marco Massini il nuovo portavoce del minimalismo alla De André. Si sente di Rino Gaetano, si sente dire almeno ogni 15 minuti che esce un erede. Sì, il nuovo Rino Gaetano. Non bisognerebbe mai leggere recensioni. Lo sai chi lo produrrà il nuovo Rino Gaetano? Francesco, assolutamente. Ecco, quell'uomo là. Quell'uomo là già ce l'ha nella sua scuderia, come Caterina Caselli. Il nuovo Rino Gaetano, solo che c'è nel cassetto. Io ce l'ho il nuovo Rino Gaetano. Certo che ce l'hai, se non ce l'hai tu chi ce l'ha? Comunque, al di là del fatto, come dice Giovanni Lindo Ferretti, non bisogna leggere i giornali, quantomeno quelli italiani. Leggiamo Le Monde, pure senza non capirci un cazzo. Andiamo avanti con la musica. Vai, Crea.
Un altro pezzo nostro, mi dispiace. Va bene, ma non ci fa piacere fare pezzi vostri. Pezzettino molto leggero. Io poi vorrei sentire anche Tette della canzone di Moscardi. La dismette. Perché? Perché c'hai un'età, sai. Ti puoi ancora. Questo purtroppo rimanere non... ancora. Ma lo spirito è giovane, amico mio. Sono giovane, giovane dentro, va. Vabbè, guarda. Stamattina, fatto sul giornale, avevo ancora sonno, niente di speciale. Insomma, insonnolito dalla sera precedente, ho letto una notizia a dir poco sorprendente. Parlava di un paese, Casale Monferrato, dove pare questo pare va sottolineato. Si muore di lavoro, di rabbia e di tumore, ma la malattia peggiore la chiaman prescrizione. Fretta in furia, credendo di essere matto, ho acceso la TV ed ho sentito un fatto che mi ha lasciato immobile e quasi senza fiato. Parlava di un ragazzo che si era suicidato. Il povero ragazzo, beh, di questo son sicuro, si era fracassato la testa contro il muro. Lo ha raccontato i giudici durante una riunione. È già successo ad altri dentro una prigione. Spento senza indugio con il telecomando, ho acceso il mio PC e poi stavo navigando. E tac, una notizia, assolti gli scienziati. Ma che stiamo scherzando, cioè, li avevano indagati. Da quello che ho capito, qui sotto casa mia c'è stato un terremoto, ma cosa vuoi che sia? E loro poveretti che ci han rassicurato, ci avranno fatto morire, sì, ma in modo più educato, eh? Allora io vi chiedo, dopo questa mattinata assurda e ragionevole, bizzarra ed insensata, vi sembra che sia logico abbassare le serrande, urlare nelle piazze le solite domande? Volete proprio un nome che venga condannato?
che è stato. Scordiamoci il passato, no? Scordiamoci il passato, sì, ma senza troppa fretta. Che chi non ha memoria non sa cosa l'aspetta. Grazie. Stanco applauso degli astanti. Scusami Claudio. Sentenze, è il nome della canzone. Non l'avrei mai detto, lo sai? No. Beh, pensavo si chiamasse Santanze. Santanze. C'è una serie di quartieri dell'Aquila. Infatti la chiamo Santanza, la chiamo. Cazzo, sei intelligente allora. No, fatti prendere in giro, finisce benissimo. Non lo è. Va bene, al di là del fatto che questa canzone è venuta subito dopo la nostra riflessione sui giornali e sul qualcuno potrebbe pensare che noi si sia provato, non è vero, è vero, no, perché altrimenti la gente pensa che questo è un programma. Si è provato. Eh sì, no. Invece si è provato. Visto io provavi prima. Sì, ma non devi dirlo, no? Cioè, non devi dirlo. Sto parte, no, non si è provato, io non ho detto che si è provato. Si sarebbe provato se ce ne fosse stato tempo, via. Ecco, su, via. Okay. E invece il tempo via. Abbiamo mica avuto. O via. O Grullo. O Claudio. Eccoci qua. Una canzone di Moscardi. Cristiano e André, la prossima. Ci piace, ci fa molto piacere. Cristiano è invisibile. Quale è invisibile? Quella che hanno scartato a Sanremo, cioè non scartato, che ha perso a Sanremo. Cioè, qualcuno mi deve spiegare perché. Non si sa. Questo non lo capisco. Perché facciamo la canzone o perché l'hanno scartata? Perché l'hanno scartata? Io direi entrambi. Perché è bella, io direi. Sì, forse perché è bella. Era nettamente più bella di quell'altra. Sì, quella tra l'altro che l'hanno scartato. Di quella che non hanno scartato, esattamente. Una l'ho scartata, allora, l'altra Cristiano, no. Quella... Cristiano sì. De André, smettetela, siete due, vi levo di posto, vi cambio di posto. Stavo a parlare. Sapete che gli ha scritto quell'altra che, hanno scartato? Fammi parlare un po' a me, per una volta che voglio parlare. Non sono abituato. Esatto. No, l'altra. Sì, lo sapevo, però mi sono scordato. Diego Mancino. Ah, è vero. Sì. E quella è andata avanti. Mentre non era brutta manco quella. No, era una bella canzone pure quella. Però questa. Sì, c'era qualcosina in più, era più di Andreiana. Questa è la verità. Decisamente. Chi ascolta Cristiano pensando al padre. Insomma. Esatto, l'altra era un po' fuori sì, dal Cristiano. Però a me piaceva anche quell'altra. Devo dire, tra l'altro, Cristiano De Andrea. Il cielo è vuoto. Il cielo è vuoto, bravo Francesco. Bravo. A Sanremo, Cristiano De Andrea è sempre stato piuttosto sfigato. Sì, arrivo secondo una volta. Perché quando presentando Dietro la Porta, sì, una canzone molto di scritta insieme a Daniele Fossati, non Ivano, come pensano tutti. Che non c'entra con Ivano. No, non c'entra niente. Ma neanche il figlio. E quello fu l'anno in cui premiarono invece Biagio Antonacci, che era anche lui alla prima esperienza sanremese, e da lì la carriera solista di Cristiano De André ebbe un forte. Sì, ma forse c'è anche da capire perché, visto la cronaca quando si è occupata di Cristiano De André. Insomma, poi voglio dire, la vita privata ognuno. No, perché ognuno fa quello che vuole, però insomma, forse non l'ha aiutato moltissimo. L'affermazione. Diciamo che è nato negli anni sbagliati. Perché se fosse stato 20 anni prima. E poi, insomma, adesso non per dire l'ennesima frase fatta, però. Essere figli di Fabrizio De André potrebbe molto non essere facile per uno che difficile. Suona. L'hai detta. Cioè, può essere facile perché riesce a suonare magari prima di altri, perché non hai il grosso problema di fare gavetta. Però poi dopo è inevitabile. Poi uno come Cristiano che somiglia identico al padre, cioè non è di che. Spiegato pure sì. Bisogna anche dire che Cristiano André è un ottimo musicista. È vero, cioè è vero. Non lo conosco, ovviamente, se non ci abbiamo parlato 10 minuti. Insomma, lui stava ubriaco e noi di più. Quindi non è che. Però quando suonavo col padre l'ultimo tour, quello bellissimo, insomma, lo vedevo, cioè c'aveva la faccia contenta sul palco, cosa che. Non c'ha quasi mai, se non mai. Il tour l'aveva arrangiato lui, tra l'altro. È vero. Tanto c'era anche Alice Vanno il Pallone, che è una canzone sua completamente. Sì. Quindi, insomma, il padre lo stava riportando, perché lui iniziò con i tempi duri. Voi non ve lo potete ricordare perché siete troppo ragazzi. L'ho ascoltato, però. Però insomma, erano gli anni 80, primi anni 80. E Fabrizio De André fece una tournée, lui che non suonava neanche sotto costrizione. Fece una tournée per farsi aprire il concerto dei tempi duri, per lanciarli, ovviamente, perché poi i figli sono pienze core. E i fogli?
I fogli sono pizze carta, quello. De Andrea amava dire che i suoi due figli che stavano sul palco con lui se lo meritavano appieno. È vero, perché è vero. Amava dire che comunque non erano da meno altri musicisti che avevano scegliere. Beh, anche lui era una voce bellissima. Sono d'accordissimo. Sì, insomma, è vero, nel senso. No, De Andrea è un polistrumentista cristiano, intendo. Suona il violino, il piano, la chitarra benissimo. Cioè, insomma, tra l'altro al tour suona quasi tutto. Sì, suonava tutto, sì. Beh, sì. Molta nostalgia di quel tour. Grazie a Dio l'ho visto, quindi. Ascoltiamolo allora nella versione degli Yes and No, l'ho visto qui, lo vedremo a Giulianova, tra l'altro uno degli ultimi concerti, sì. Forse il terzo ultimo della sua vita al Parco Chico Mendes. Sì, al Parco Chico Mendes era l'estate del 99. Lui morì l'inverno dopo. Pure io quello di Giulianova me lo so saltato, ma quello prima sono stato a Pescara. Ah, a Pescara ci andai, però quello mi ha deluso un po' di più, devo dire. Perché c'era un po' troppa distanza, mi ricordo lo stadio Adriatico, stava il palco al centrocampo, noi seduti in curva. Era un tendone. Io ho visto quello delle nuvole, di fatto. A pescare. Ah, no, io l'ultimo. Ok. Beh, comunque, Fabrizio. Quando avete finito di baciarvi, possiamo fare la canzone. Vai. Ok. Tu abitavi in via dell'amore vicendevole. E io qualche volta passeggiavo da quelle parti lì. Il profumo dell'estate a volte era gradevole. E le tue medagliette al merito sul petto brillavano. Brillavano molto più di melodi. Tu camminavi nell'inquietudine. E la mia incudine era un cognome inesorabile. Un deserto di comunicabilità. Tu eri laureato in danni irreversibili. Che la droga provoca il cervello. E un po' di questo, un po' di quello. In fondo, niente di veramente utile. Nelle vetrine, io altrettanto a svuotare le cantine. Per noi amici, pochi amici, pochissimi amici. Tu eri fortissimo a diventarti la realtà. Io liberissimo di crederla o non crederla. E ho sempre sperato che qualcuno un giorno potesse parlare male di noi. Ma eravamo invisibili, talmente invisibili che non ci vedevamo mai. Dell'amore vicendevole e io avevo preso una stanza in affitto da quelle parti lì. Io dimostravo fondamentalmente i miei anni, tu ormai non sapevi più quali fossero i tuoi, perché Genova si moriva a 20 anni ma senza diventare mai degli eroi, con i tuoi separati colpi di calibro 38 e i miei tenuti insieme dalla speranza per l'umanità. Oltre ogni limite, quel limite era una scommessa da non perdere mai. Eri bravissimo a ballare sulle rovine e altrettanto a rubare comprensione. Di noi amici, pochi amici, pochissimi amici. Tu eri fortissimo a inventarti la verità. Io liberissimo di crederla o non crederla. Io ho sempre sperato che qualcuno un giorno potesse accorgersi di noi. Thank you.
grazie. Bravi, bravi, bravi. Tra l'altro, Francesco, bravi. Francesco, tu prima dicevi che l'altra canzone che era stata scritta, insomma, da un autore eccellente, questa la sai chi l'ha scritta? No. Migliarini. È vero. Straltrizio. Straltrizio, infatti, sì. Non lo riconoscono perché lui prima Straltri, Straltri con la Y. Però è lui. E tra l'altro, vabbè, io mi ricordo quando De André cantò queste due canzoni a Sanremo e poi scelsero, no, la giuria scelse, stava incazzato come una fiera per il fatto che l'avevano bocciato questa canzone, perché lui ci puntava molto di più che sull'altra, anche, ma non credo sia una solo banale questione di, sicuramente quello c'entra, però insomma lui secondo me ci teneva a questa canzone, tra l'altro c'è anche l'inciso in genovese, quindi insomma ricordava molto il padre, diciamo, sì, poi era proprio più bella e poi era più bella, decisamente più bella, anche se ma un lo dicevo al mio collega, questa pelle d'oca, sta sì, sì, è vero, dicevo al mio collega, c'è un intro che ricorda molto il pezzo di Gotiri un paio di anni fa, che non mi ricordo adesso, di Gotier, credo si chiama, non Gotier, sì, che sì, è quello, sì, sì, sì. C'è il pezzo questo, tinti, questo suono particolare che credo sia tipo bambuso, insomma queste cose qua strane, almeno originalmente ovviamente tastiera per tutti, immagino sintetizzatore, però chiaro. Comunque sì, due bravi che l'avete riproposta perché è un bel pezzo questo, sì, bravi, sì, bravi, bravi. Ok, ragazzi, adesso smettete, adesso no? Ve ne andate a fare in culo. Ce andiamo a fare in culo? Eh sì, penso di sì, no? Tempo sfuggit. Beh, ormai mezz'ora facciamogliela fa, insomma. Vabbè, solo perché sei tu. Quanto c'è? Diciamo una mezz'ora. Mezz'ora, chiacchiere comprese, però. Sì. No, due pezzi sono pochi. Allora. Diciamo almeno mezzi mezz'ora so. Beh, oh, se fate delle suite, io quelli che facciamo noi di solito. Se fate concerto grosso. Esatto. No, va bene. Vi ricordo appunto che Rinascere Huge Suite. Facciamo. No, Africa di Toto no, invece puoi fare Rinascere Huge Suite che dura 22 minuti. Certo. No, quella dell'ultimo disco di vabbè, sì, buonasera. Di buonasera. No, di UDB 21 per l'ultimo disco, è venuto pure ospite a noi, quindi, Gianni Maroccolo. Gianni Maroccolo. Fate quello e tra l'altro c'è il fior fior della musica italiana che conta. Quindi. Va bene, che facciamo invece? Adesso un altro quasi dimenticato, Ivan Graziani. Ma non è vero. Però Ivan Graziani non è dimenticato per niente. No, però ci ha giocato, nel senso che noi perché sottovalutato, sono d'accordo. Siamo corregionali, quindi ovviamente. Dimenticato non da tutti, ma. No, vabbè, però noi perché in Abruzzo lo viviamo di più perché insomma lui era di qui. Forse a Teramo c'è il premio. C'è il premio, però non credo che nel resto d'Italia molta gente abbia tutta questa memoria storica di Ivan Graziani. Ivan Graziani ha fatto più danni ha fatto più tra i musicisti, proprio nel senso, secondo me si sente proprio nel sottobosco della scrittura di alcuni musicisti, si avverte tantissimo. Tanto altro chitarrista eccellente. A me la tua versione sobria piace, lo sai. Ma sobria lo dici tu, tra l'altro. Guarda, già sta cominciando con quella si chiama Zaglia. Allora, la prossima te mi dai del tu, guardandomi negli occhi con un minimo di spocca, io mi alzo e ti faccio a fettine, hai capito? Maledette malelingue. Quale pezzo di Graziani? Maledette. A proposito di Sanremo, sempre un questa Sanremo, la portò a Sanremo, davvero. Arriva ultima? Poco ci manca. Comunque, peggio ancora. Guarda, credo anonima, cioè mezza classifica. Mi ricordo una cosa molto triste, perché poi intervistarono la moglie che disse che c'era rimasto male Ivan Graziani, perché ci puntava sulla casa, tanto è vero che si è anche trapiantato i capelli per venire a Sanremo. Disse questa cosa qua, te lo giuro. Ma non si dice. Vabbè, la verità. Te lo giuro. Disse, ci puntava come sua rinascita personale. Però, tanto il pezzo è molto bello, anche un po' folchetto, se vuoi. Sì, insomma, marito un bel si è pezzo. Fatto il trapianto. Esatto. Il trapianto, ma non si dice. Infatti penso che lui l'abbia ripudiata. E voglio sperare. Però, ok. Lo sai cosa fa, lo sai con chi va e con chi si vede. Il pomeriggio dopo palestra verso le sei, lei sale da lui all'ultimo piano, lei va da quell'uomo, un uomo maturo, si dice sposato, tanto più grande di lei. Ma cosa farà, che cosa dirà? Si toccheranno, si baceranno, se suo padre sapesse, qualcuno di noi con un po' di coraggio glielo deve dire. E che diamine qua, ci vuole sicuro un po' di moralità, ma la giornata non lo sa. Federica 15 anni,
dice che no, chissà. Ma vedrai, 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 qualcosa ci sarà. Metti la paglia sul fuoco e un incendio poi scoppierà. Lui l'hanno cacciato, allontanato in un'altra città. E si dice che a lei suo padre le ha date di santa ragione. Adesso sta chiusa in casa e per un bel pezzo non uscirà. Con un po' di coraggio certe puttane vanno punite. E che diamine qua ci vuole sicuro un po' di moralità. Grande applauso per Ivan Graziani. Tra l'altro è notevole, vi prego sottolineare come Claudio abbia rifatto Maledette Malolingue cantata da Pappalardo, che sì, non è, è l'interpretazione più è la versione. Prima di cominciare la trasmissione parlavamo la voce è quella, che alcuni cantanti sono molto difficili. Beh, sicuramente Graziani è impossibile. Graziani era impegnativo. Ti ricordi quando fummo in giuria? Non lo fare parlare. Quando fummo in, quando fummo in giuria nella cosa. Bravo. Al concorso quello Gongo credo, sì, no? Sì. C'era quel gruppo di Teramo che facevano no? Che erano bravissimi, però, ma erano fustigati dalla voce perché non è facile ricantarsi, direi quasi impossibile. Oh, sei d'accordo Francesco con il microfono spento? No, non è d'accordo. Ha detto no, ha detto no. E ha detto vino. Si parlava anche del figlio di Ivan Graziani, che io trovo molto bravo, devo essere sincero, e seppure un po' ostico per sua stessa volontà, secondo me, no? Nel proporsi. Però a me questa gente un po' ruvida, un po' spigolosa nei testi della musica piace, credo che insomma, hai ascoltato il disco? Sì, no, sì. Non ho capito, scusi. Lui mai. Te lo consiglio, ad esempio. Non c'avevi il microfono spento, scusi. Se vuoi. Me l'ha acceso Giulio con la magia. Consiglio personale, cioè quando hai due o tre giorni per sentirti. Sì, fallo scorrere però. Ok. Cioè sentilo molto perché, ripeto, il disco è piuttosto ostico, però dentro c'è roba buona. Ecco, buona. E il singolo che lui ha scelto per presentarlo, che non devi essere poetico mai o qualcosa del genere, sì, secondo me è una delle migliori canzoni l'anno italiane. Vabbè, se fa piacere, comunque ci fa piacere. Fa piacere. Allora, mio gusto personalissimo, quindi non. Adriano, che facciamo adesso? Ma adesso De André Pane. Ricominciamo, pensavo ricominciamo. No. Che è un po' il tuo cavallo di battaglia. Ricominciamo la canzone di papà o ricominciamo da capo il concerto? Facciamo un applauso a Davide che non c'è il microfono e non ha potuto dire neanche sì, parola. Come no? Anche una cazzata. Davide detto Steven Schlatz. Fatto bravissimo. Bravo. Giovane e bello. Ha detto Steven Schlax perché prima stava smartellando i coglioni mentre mangiavamo. Schlaxeggiava i coglioni. Schlaxeggiava. Sì. Va bene, cosa facciamo? Di André Padre. Ci sono un po' di canzoni. Di cioè, ne ha fatta qualcuna quel signore. Sì, noi ne facciamo una che si chiama Nella mia ora di libertà. Accidenti. Ah, perché di respirare la stessa ora d'aria di Secondini non ci va. Proprio non mi va. Thank you.
stessa aria. In secondi. Si è scordato il capotasto, ragazzi. Bevi di meno. Io non vorrei nemmeno dirlo quello che sto per dire, infatti non lo farò. Di respirare la stessa aria di un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra il prigioniero e il suo piantone, di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciato un'ora prima e un'ora dopo era già finita. E ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dall'aula sulla strada, ma in mezzo al cuore anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vai a spiegare che è primavera. Che poi lo sanno, ma preferisco vederla togliere a chi va in galera. Che poi lo sanno, ma preferisco vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro. Sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Per sempre coinvolto.
Bravi, bravi. Oh. Poi uno si domanda perché Fabrizio Andrea è più grande di tutti. Beh, semplicemente perché Fabrizio Andrea è il più grande di tutti. Cioè, poco da fare. Una canzone come questa. Prima parlavamo, oggi si rincorrono un po' le chiacchiere che facciamo. Le ciacole. Io parlavamo di Canzone del Maggio, della risposta di Rino Gaetano. Canzone del Maggio, in questa canzone è contenuta in quel concept album, perché di questo si tratta. Sì. Progetto piuttosto ambizioso, all'epoca assolutamente non capito. Non del tutto, ma la critica fu molto dura. Sì. Una canzone bellissima, vabbè, poi quando si parla di Andrea io sono sempre in difficoltà perché io ho voluto veramente troppo bene come la storia è complicata come artista, poi come persona ovviamente, perché quando discorso, ma... sì è veramente qualcosa, cioè, ancora adesso mi si ecco qua, quando a valle del 68 di Andrea uscì con La Buona Novella, che era un disco che parlava di Gesù Cristo essenzialmente, ci fu un po' di polemica negli ambienti, diciamo, certo, vicini al movimentismo, perché dissero: come in un momento come questo, quando bisogna parlare di politica, tu parli. Certo. E Andrea disse: io parlo di politica, anche se parlo di Gesù, però parlo di politica. E la sua risposta fu proprio invece un disco molto politico, come è questo qui, no? Sì. Dove tra l'altro erroneamente si ritiene che De André in qualche modo apologizzi le Brigate Rosse, perché non è esattamente così. Come non era apologia dei sentimenti proto-cristiani, invece La Buona Novella. Quando dice qui, per esempio, bisogna fare una strada per diventare così coglioni, per non riuscire più a capire dove sono i buoni, è chiaro che dire, no? Quello che poi dice chiaramente in un altro pezzo, dice: quando uccidevi al servizio del potere, servi vitalizi del potere, cioè è il potere che si rinnova su altre forme. Sì. È un anarchico come De André, ovviamente, il potere gli stava sul cazzo da qualsiasi forma venisse. Il problema è che i messicani. Sì. Il messicano è un popolo che non ha insegnato quasi nulla al mondo, se non due cose. Una è come si fa a dormire a 52 gradi. Senza svegliarsi, cioè in maniera proprio serena. Gli abbambi di peperoncino poi da quelle parti dovrebbe esserci anche un po' di erba buona, penso. E quindi hai capito, al 58% l'umidità vai giù e muori. E un'altra è come far fallire tutte le rivoluzioni. Il Messico è perfetto per questo, perché purtroppo ogni rivoluzionario che arriva al potere perde colore, diventa potere, e quindi poi è costretto a stare giù. I messicani sono ciclicamente perfetti. Poi infatti ricordiamo anche nell'essere inutili, perfetto. Il ferro di Claudio Villa anche. I cartelli delle droga dopo. No, per questo erano un po' più vicini, erano un po' più spostati. Anche se Tijuana è un posto che. Ultimamente ho visto un documentario che parlava dello spostamento delle droghe pesanti. Perché sono talmente vicine agli Stati Uniti. È proprio stanno lì, c'hanno il Texas sopra, ma il territorio di confine. No, Tijuana, la gente gli una testa a vivo, è una delle città con più tasso di omicidi. Sì, lo è. Posso un altro consiglio, perché mi vengono in mente le cose mentre parlo, come agli scemi, no? Se volete leggere un po' di storia messicana molto ben scritta, perché è molto affascinante, esiste un libro che è poi il primo di un trittico, mi ricordo il titolo, tanto il primo libro perché ormai le mie sinapsi non si collegano più, si chiama Il Cerchio di Fuoco, lui è Valerio Evangelisti, che è un grandissimo scrittore non solo di sociale e di politico ma anche di fantascienza italiano, e leggetelo perché è molto bello. Va bene. Claudio, leggeremo. Momento cultura. Io vorrei vorrei che tu una volta riuscissi a non essere il minchione che sei. Se ti sente Bach ti denuncia, capito? Sì, ma te lo fanno perché sei pedante. Ma te lo fa perché sei pedante, non perché non hai niente da dire e la butti su. Io invece ti prenderei a pedate, che è diverso. Sei anche pedantato. Grazie, comunque bella sigletta, poi se la campioniamo io do a Nicoletta i 2 euro, o a lei o a Bach. Vabbè, poteva essere, credo. Semplicemente aria sulla quarta corda. Va bene, a qualcuno dovrò cazzo darli sti 2 euro. Non a Migliarini mai. A Nicoletta, ho detto a Nicoletta. Si compra la droga. Di aria se ne intende, e come no? Di aria se ne intende. Se ti avvicini te lo fa sentire. Guarda, io non ti consiglio di provare, perché tu biondo staresti male e lui ti fa le mesh. Procura mesh centrale ti faccio. Ok, ragazzi. Dai che ci siamo. Quanto ci abbiamo? 10 minuti. 10 minuti. Okay. Perfetto. Dai. Due pezzi. Un bikini. De Gregori, andiamo su un De Gregori. Facile. Produttore.
vita. Irene al quarto piano lì tranquilla, che si guarda nello specchio, accende un'altra sigaretta. E Lili Marlen, bella più che mai, sorride, non ti dice la sua età. Tutto quel falice non lo sa. Ma io non ci sto più, grido allo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli. Lo sposo è impazzito, pure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti e i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina. Il Cesare è perduto nella pioggia, sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. A bagnarsi ancora un po', il tram di mezzanotte se ne va, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, e i pazzi siete voi, tutti pensarono dietro ai cappelli, la sposa è impazzito, pure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti e i gatti girano nel sole, mentre il sole fa l'amore con la luna. Arabo ha qualcosa nel cappello, ma è convinto che sia un portafortuna, un cancro, un cancro. Non ti chiede mai pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha. Ma tutto questo Alice non lo sa. Allo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Bravi. Ecco, per esempio, per fare un esempio, no? Sì. Un cancro nel cappello. Un cancro, un cancro. Lo sapeva. Ma io lo dico sempre, però. Oggi ti è sfuggito. È uscito così. Sono i primi 4, anche 5, direi, dischi di De Gregori, che sono quelli della sua del folk studio, appunto, che prima Claudio citava, perché lui l'ha iniziato anche lui, che sono memorabili. Sì, sono dischi... anche piuttosto sperimentali nella musica anche, italiana. Anche. Perché per dire Ivan Graziani ha credo il disco dove c'era Buffalo Bill, come si chiama? Quindi Buffalo Bill. Buffalo Bill. Si chiama il disco. Era il chitarrista in studio. Sì, il chitarrista in studio. Belle collaborazioni. Tanto c'è un piccolo video su YouTube che sicuramente avrai visto mentre provano, che è molto carino. Sì. E Buffalo Bill, ad esempio, è un disco in cui al di là di quelle 3 canzoni conoscono tutti il resto. Anche Buffalo Bill è un pezzo piuttosto difficile per l'epoca. Per quando è uscito. Sì, era molto ardito. Siamo sempre là, non è un caso se volume 8 un giovane De Gregori andò a farlo con De André, che senza era già dubbio. Insomma, piuttosto. Claudio, una curiosità mia personale che purtroppo gli amici da casa non possono soddisfare, no? Cioè Fender ce l'hai scritto tu a sta chitarra, non è una Fender, hai messo tu lo stick. È Fender. Suonata da uno e non la sa suonare. No, perché non l'ho mai, una Fender acustica così, ti giuro, non l'ho mai vista, come, non che io abbia visto manco, tanto chitarra. Come dice Zero Calcare, anzi come scrive, come disegna Zero Calcare, stacci.
Stacci. Va bene ragazzi, un pezzo per chiudere. Scegliete quello che vi pare. Scegliamo quella di chiusura sempre dei nostri concerti. Facciamo gli After Hours. Quale? Niente, non è per sempre. Perché no? Dici che i tuoi fiori si sono rovinati, non hai abilità. Questa nazione brutta ti fa sentire asciutta, senza volontà. E gioca a fare Dio manipolando il tuo DNA. Se puoi cambiare, invece resti uguale per l'eternità. E non c'è niente che sia per sempre. Perciò se da un po' che stai così male, il tuo diploma in fallimento è una laurea per reagire. Puoi fingere bene, ma so che hai fame. Tutto è efficacia, razionalità, niente può stupire. E non è certo il tempo quello che ti invecchia, che ti fa morire. Ma tu rifiuti di ascoltare ogni segnale che ti può cambiare. Perché ti fa paura quello che succederà se poi ti senti uguale. E non c'è diploma in fallimento, è una laurea per reagire. Sai fingere bene, ma se occhi hai fame. Sabatino.
voce, alle canzoni, alla chitarra, ai testi, Claudio Del Tosto. Ormai che stai così male, il tuo diploma in fallimento è una laurea per reagire. Non è niente, non è per sempre. Non mi ricordo come si chiama, ma sono prodotti da Francesco Mosca. E questa volta è vero, eh. Qualsiasi cosa, adesso usciranno anche le arance Cucolino Moscardi, esatto. le banane Moscardi che sono circolari. Sì. Sono una banana particolare. Bisogna capire come. La birra Moscardi, tutto prodotto Moscardi. Vogliamo una nazione di Moscardi, esatto. Cazzo. Okay. Oh, sì, grazie. Ci siamo. Allora, siamo arrivati alla oltre mezzanotte, yeah. Martedì, come succede spesso, cioè anche sempre, che chiudiamo il programma in realtà il giorno successivo, come dicono quelli che stanno simpatici per radio. Bravo. Che dicono già oggi. Già oggi. Data di domani. A mezzanotte, cioè, un secondo. Ma è domani. Anzi, è oggi, ma è domani. E poi ci devi riflettere, vabbè. E quindi siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Controllo a Terra e ovviamente ringraziamo di cuore gli SNC che sono sì, bella puntata di musica italiana, sì, a proposito della musica, un coveraggio, al di là dei pezzi loro apprezzabili, poi un coveraggio di qualità, bello, cioè canzoni molto interessanti tutte, sì. Poi insomma che adesso ci risiamo ancora una volta, poi i gusti sono personali, questi sicuramente si avvicinano molto ai nostri e quindi insomma. Ok, ringraziamo. Qualcuno mi ha staccato un'occhio. Ringraziamo, ovviamente, iniziamo a ringraziare Agostino, già citato questa sera, sì. Perché quando si ascolta Stefano Rosso non si può che citarlo, e Franco, o Francesco che dir si voglia, che ha creato insieme a noi, io lo chiamo Franco, lo chiamo Squarna, però vabbè, non si capisce, che hanno creato insieme a noi Controllo la Terra un po' di tempo fa. Grazie al groviglio di fili che ci permette di fare la trasmissione, grazie a quello strappa pazienze di Giulio, grazie ad Alessandro per la regia, grazie a Raffaella che è qui nascosta dietro una tenda, ma c'è, grazie all'Aris Caffè per l'ospitalità, grazie a Radio Lequilo 1 per la possibilità. Sì, la prossima settimana saranno quei ragazzotti prodotti da Moscardi. I prodotti da Moscardi, non li chiameremo così, prodotti da Moscardi. Vuoi dire come si chiamano, Francesco? Vuoi dire tu come siamo i tuoi prodotti? Le lingue sciolte. Che ci sono... Chi poteva trovare un nome così? Ci sono già venuti a trovare, sì, come sì, abbiamo detto tempo fa. Però sì, per una piccola esibizione verranno con noi. E invece li avremo con noi il lunedì prossimo, siamo molto contenti. Sto aspettando la rata di giugno. L'aratro di giugno sta aspettando. No, delle lingue sciolte, glielo dico pubblicamente a giugno. Vabbè, ancora non mi pare. Venire anche la settimana prossima. La rata di giugno, oggi è 8. E anche i cosi. Tu prendi il primo. Il 6. Beh, allora so già due. Però il 6 era sabato. Non conta. Non abbiamo pietà. Bignà pagà, ragazzi. E anche gli straordinari di aprile, ti ricorderei, oltre che la rata di giugno. Quindi sono io straordinari di aprile, li aspetterò per tutta la vita, tu lo sai. Ecco. Digli che strumento suoni lunedì prossimo. Fatemi chiudere questa trasmissione, dillo. Il basso. Vabbè, però tu sei un bassista e un produttore, esatto. Di eccelso. Cazzo. Tu e Maroccolo. Va bene, lunedì prossimo, 21:35, giù di lì con i prodotti di Moscardi. E ciao, buonanotte. Sciolte. Voi fate quello che cazzo vi pare. Lingue sciolte, ciao. Talk.